Fratelli e sorelle bianconeri, abbiamo una data, abbiamo ufficialmente una data. La UEFA ha comunicato una possibile data per la finale di Champions League 2020, 29 agosto. Non è una battuta e non sto scherzando. 29 agosto, ragazzi, incredibile. Roba da far cadere le braccia. Il loro intento è quello di disputare a fine luglio gli ottavi di finale, le partite, quelle quattro partite di ritorno degli ottavi di finale, completare il turno, ovviamente a porte chiuse, e poi giocare o una Final Eight o una Final Four o una gara secca. La finale, dopo aver fatto gli altri due turni, ovviamente in gara secca e a campo neutro probabilmente e a porte chiuse, e dulcis in fundo, disputare questa finale a fine agosto. Ripeto, noi non ci saremo molto probabilmente. Ma nel caso, immaginate, già una partita di campionato da spostare, perché il campionato se non comincia a fine agosto non arriverà mai in tempo per i campionati europei che ci sono il prossimo anno. Perciò immaginate questo. Già si parte subito rinviando partite in questo caos già ulteriore, sempre se si giochi, ripeto, sempre se si giochi, perché io ne dubito sempre. E non solo rinviare subito una partita di campionato, manco è iniziato. Ma pensate all'incongruenza e perdonatemi il termine, la puttanata di disputare la fase finale di una competizione con rose differenti da quelle dell'anno precedente. Questo vale anche per la Coppa Italia, attenzione. Che si parla pure di questa Coppa Italia da disputare ad agosto. Comunque, immaginate anche solo la partita di ritorno con Lione. L'andata la perdi con una rosa, il ritorno lo disputi con un'altra rosa. Anche differente per due o tre giocatori solamente, ma è un'altra rosa. Un'altra rosa. Ora, che modello sportivo è questo? Disputare l'andata con una rosa e il ritorno con un'altra rosa. La stessa cosa vale anche per il Lione, che cambierà ovviamente qualche giocatore. E i turni successivi? Che cosa vuol dire? L'Atletico Madrid ha eliminato il Liverpool con una rosa, ora avrà un'altra rosa per disputare i quarti, eventuali, semifinale o finale. Ma che cosa stiamo dicendo? Che puttanata è questa, ragazzi? È sport? E sport, dobbiamo veramente abbassarci tutti le braghe per questo business? Ma io non ci sto, ragazzi. Per me questa sarà l'edizione più astrusa di questa coppa. Ma io veramente non ho, a parte giocare sempre porte chiuse nel deserto, ma che cacchio? Vorrete capire che la dovete tagliare, annullare l'anno. Europa e campionato, tutto questo non ha senso, non ha il benché minimo senso, ragazzi. Ragazzi, questo non è sport, non è sport. Ma speriamo rinsaviscano quelli della UEFA. Fino alla fine, ragazzi.